Per ottenere ciò che vuoi, impara ad essere più eloquente. 4 caratteristiche e 5 consigli per diventarlo. Spesso non otteniamo i risultati che avremmo sperato. Ci prefiggiamo un obiettivo e lo falliamo. Parliamo con qualcuno e non sortiamo affatto la reazione immaginata. Abbiamo entusiasmo e non riusciamo a trasmetterlo e a coinvolgere. Ma perché avviene tutto questo? Sovente dipende dalla scarsa eloquenza. Ma l'eloquenza non è una dote innata, si può avere magari una certa predisposizione, ma poi va affinata ed esercitata. E seguendo il mio canale ti sarei accorto che è possibile ottenere enormi progressi nella comunicazione con gli altri, questo adottando le tecniche corrette. L'eloquenza non fa eccezione. Per essere eloquente sono necessarie alcune caratteristiche. Ora ci riflettiamo insieme e poi ti suggerirò 5 efficaci metodi per migliorarle. Innanzitutto, anche se potrebbe sembrarti banale, è assolutamente necessario articolare bene quanto stai dicendo. Potresti anche aver strutturato perfettamente un discorso, utilizzare le parole più appropriate per trasmetterlo, avere anche la perfetta padronanza del linguaggio del corpo. Ma se poi non utilizzi bene la tua voce, se magari ti mangi qualche parola, o sei monocorde, o parli troppo velocemente, o hai grossi difetti di dizione, potresti compromettere completamente l'esito. Quindi esercitati ad utilizzare al meglio quello straordinario strumento che è la voce. Focalizzati sul tono, il volume, il timbro, il ritmo, la velocità, su ogni singolo aspetto. Scusa il sottofondo, ma Olimpia sta russando, come puoi sentire, si è addormentata la piccola. Per sapere esattamente come fare, guarda la playlist dedicata alla modulazione della voce. Troverai moltissimi utili consigli da mettere subito in pratica per riuscire ad utilizzarla al meglio in modo più coinvolgente e ti accorgerai che farà una differenza sostanziale. È necessario sapere organizzare i pensieri mentre li stai comunicando. Infatti, non sempre ti sarà possibile preparare un discorso prima di farlo, anzi in genere questo non ti sarà possibile quasi mai, solo nelle occasioni ufficiali, nelle quali avrai un certo lasso di tempo per poterlo strutturare e preparare, ma in genere nella quotidianità dovrai andare a braccio. Organizza i pensieri in modo logico, ordinato, dando loro la giusta priorità e collegandoli senza lacune. Quanto più ciò che dici risulterà scorrevole e facile da seguire, tanto più avrai probabilità di successo. L'eloquenza è direttamente collegata alla tua capacità di sviluppare un vocabolario adeguato. Non si riescono a trasmettere in modo chiaro e soprattutto efficace i propri pensieri se non si traducono con le parole più idonee e precise. Dai Olimpia, adesso però russi un po' troppo. Quello che dici potrebbe sembrare comprensibile a te, ma non altrettanto al tuo interlocutore. Ed anche se fosse chiaro, potrebbe risultare molto piatto, poco coinvolgente, perché non hai scelto le giuste sfumature. È la necessità di attingere ad un basso vocabolario per riuscire a trovare le parole perfette proprio per quel discorso. Ma non solo per quel discorso, per quel contesto, per quel pubblico. E tutto questo senza incertezze. Non essere mai approssimativo, perderesti l'attenzione di chi ti sta ascoltando. Devi mostrare la tua identità individuando il tuo stile. Non avrebbe alcun senso imitare lo stile di qualcun altro, non funzionerebbe affatto. E peggio ancora sarebbe non avere alcuno stile, rimanendo del tutto anonimo. Mostra la tua personalità senza timore. Gioca con ciò che sei, esternando le tue peculiarità. Distinguiti enfatizzando le caratteristiche che ti contraddistinguono. Sei unico, come tutti noi lo siamo, e devi essere orgoglioso e consapevole della tua unicità. È un valore inestimabile. Avere queste caratteristiche non è poi così complicato come potrebbe sembrare. Te lo assicuro, tutti possono riuscirci. Ora, vediamo come fare. Un consiglio. Ogni giorno, ogni istante hai a tua disposizione materiale utile per poterti migliorare. Ti basterà smettere di essere passivo e poco attento. Devi semplicemente imparare a concentrarti su quanto ascolti e su quanto leggi. Ora, non negare, perché so che fai così. Il più delle volte quando leggi non sei concentrato, pensi contemporaneamente ad altre mille cose. E quando ascolti qualcuno, che sia di persona o al cellulare, ma anche alla TV o su YouTube, fai contemporaneamente anche altro. Sei convinto di essere multitasking, invece fai male tutto insieme nello stesso momento. Il vero multitasking produttivo non è per molti.
molti, ma ne parleremo comunque molto dettagliatamente in un altro video. Nella maggioranza dei casi si tratta solo di una perdita di tempo e di uno spreco di energia. Se invece ti focalizzerai a fare una sola cosa alla volta, e dunque ascoltare o leggere con la massima attenzione, potrai attingere ad un vastissimo bagaglio di conoscenze e così progredire. Ascoltando con attenzione chi è un bravo comunicatore, potrai capire che cosa realmente funziona e prendere spunto. Non dovrai imitare o peggio ancora copiare, questo come ti dicevo prima, ma semplicemente prendere spunto, prendere ispirazione. Questo costante allenamento quotidiano ti consentirà di progredire in ogni istante. Ti offrirà una miriade di spunti assolutamente utili. Potrai prendere le parole più idonee, il fraseggio più incisivo, il ritmo più coinvolgente, il linguaggio del corpo più comunicativo, la presenza scenica più suggestiva e tanto altro ancora. Hai a tua disposizione tutto ciò che ti serve. Devi solo imparare ad osservare e a memorizzare. Non sprecare queste occasioni. Un consiglio. Parti sempre dal presupposto che se il tuo interlocutore non comprende, è responsabilità tua. E va bene, non è proprio sempre esattamente così, perché come tu non ascolti con attenzione gli altri ricorrendo al multitasking, sicuramente anche gli altri fanno altrettanto con te. Ma questo non deve essere un alibi e ora ti spiego il perché. Se partirai sempre dal presupposto che è colpa tua quando qualcuno non comprende esattamente quanto hai detto, o se comunque non lo appassioni con le tue parole, significherà che sarai continuamente pronto a metterti in gioco e quindi analizzare con spirito critico quello che fai e come lo fai. E così facendo ti potrai evolvere enormemente. Ti metterai a caccia dei tuoi errori, delle tue lacune, delle tue mancanze, dei tuoi difetti. Li noterai e li scoverai. E così potrai porvi rimedio. Cerca di osservarti dall'esterno in modo distaccato. Come se si trattasse di un'altra persona. Lo so, non è facilissimo, soprattutto all'inizio, ma funziona egregiamente. Ripercorri quanto hai detto, pezzo per pezzo, scomponilo, poniti delle domande e datti delle risposte. L'autocritica dà eccellenti risultati se diventa il tuo approccio quotidiano e costante. Un consiglio. Rielabora il codice altrui, non ripetere. Purtroppo in molti casi, sin dai tempi della scuola, siamo stati abituati a ripetere i concetti altrui senza imprimere una nostra impronta distintiva. Impariamo e riassumiamo quanto appreso. Questo appiattisce tutto, allontanandoci dall'essere eloquenti, dall'essere interessanti. Trova il modo di esserci in quanto dici, anche quando riporti qualcosa. La tua impronta non deve mai mancare. Cogli ogni occasione per distinguerti. Un consiglio. Non sfuggire da quanto dici. È un problema molto diffuso. Tante persone si sentono a disagio quando si espongono esternando ciò che pensano. O peggio ancora, quando devono tenere dei discorsi in pubblico. E così non vedono l'ora di terminare per porre fine a quella che interpretano come una vera e propria tortura. Motivo per il quale parlano troppo velocemente, o diventano meccanici, o si mangiano le parole, o diventano confusionari, perché non riescono a star dietro al loro flusso convulso di pensieri. E così saltano dei passaggi logici, lasciando magari delle lacune molto importanti. E in ogni caso trasmettono sempre un senso di ansia, di agitazione, di inadeguatezza. Il disagio pervade ogni singolo istante. Si teme il giudizio altrui e così alla fine ci si boicotta perché si offre una pessima performance. Non correre inutilmente. Solo gli oratori più abili e navigati possono permettersi il lusso di parlare così tanto rapidamente. E questo mantenendo intatte tutte le caratteristiche fondamentali e vincenti dell'eloquenza. Ma sono veramente delle eccezioni. Prenditi i tuoi giusti tempi per sviluppare con calma e chiarezza tutti i tuoi concetti. Scandisci sempre bene le parole. Fai le doverose pause per enfatizzare i punti salienti. Mantieni sempre la calma. Un consiglio. Riascoltati e riguardati. Ti sarà molto più semplice migliorare se ti registrerai e ti riguarderai, prendendo coscienza dei tuoi errori. Guardandoti e ascoltandoti, se sarai obiettivo, potrai capire esattamente quale effetto produrrai sugli altri e da lì partire per poter affinare le tue capacità.
È utilissimo registrarsi, andrebbe fatto ogni volta che sia possibile, perché davvero non ci si rende conto di quanti errori si commettono. E ti raccomando, non essere troppo indulgente con te stesso, solo così potrai realmente migliorare di continuo. E tieni le registrazioni che fai. A distanza di tempo, riguardati le prime che hai fatto, in modo da poter notare i tuoi progressi. Questo riuscirà ad incentivarti e così troverai la voglia e la forza di progredire in quella direzione. Se seguirai questi piccoli consigli, la tua eloquenza migliorerà sicuramente tantissimo e con essa la tua capacità di riuscire a comunicare in modo adeguato con gli altri. Miglioreranno i tuoi rapporti con il prossimo e raggiungerai più facilmente i tuoi obiettivi. Devi solo crederci ed applicarti giorno dopo giorno. I risultati non tarderanno ad arrivare. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.